non ai lavoratori. A proposito di proteste, oggi si registra lo sciopero dei buoni pasto, supermercati e pubblici esercizi non li hanno accettati, non li stanno accettando per protestare contro quelle che ritengono commissioni troppo elevate. Buoni pasto? No, grazie. Per la prima volta bar, ristoranti e supermercati non accettano i ticket, una protesta di un solo giorno, ma che solleva polemiche. La motivazione va cercata nelle commissioni troppo alte, fino al 20%, applicate dalle società emittenti del benefit e che diventano difficili da sopportare, soprattutto in questo periodo dove i costi dall'energia alle materie prime sono aumentati notevolmente. Sotto i riflettori ci sono le gare bandite dalla pubblica amministrazione, Federdistribuzione, FIPE e Confcommercio chiedono un intervento tempestivo del governo. Vi chiediamo una revisione radicale del meccanismo di gara che assicuri il mantenimento del valore nominale del buon pasto lungo tutta la filiera, ripristinando quello che succede in tutta Europa, e cioè che il costo del servizio venga sostenuto da chi lo richiede, che ha già tra l'altro altri risparmi, e non invece da chi lo rende, come succede in Italia. Chiediamo quindi al governo una riforma radicale. Vogliamo garantire che questo servizio essenziale continui a essere utilizzato anche in futuro da tutti i dipendenti. Sono 3 milioni i lavoratori che quotidianamente pagano con un ticket la colazione, il pranzo, le compere al supermercato e che oggi non potranno farlo. Le associazioni dei consumatori hanno indetto una controprotesta invitando i clienti a disertare la spesa per un giorno. Siamo arcistufi di essere usati come ostaggi da ristoratori e grande distribuzione per un diritto di tutti, e per questo che risponderemo a uno sciopero con un controsciopero fino a quando non chiameranno anche i consumatori a discutere dei loro buoni pasto che hanno sostituito ristorazione e mense in tutta Italia.